Truffa aggravata e peculato ai danni dell'ASL Salerno. Sono questi reati contestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Salerno ad un dermatologo 67enne di Teggiano, denunciata alla Procura di Lagonegro. Le fiamme gialle della tenenza di Sala Consilina hanno infatti acquisito elementi sufficienti per configurare diverse irregolarità da parte del professionista nell'esercizio dell'attività secondaria intramenia presso uno studio privato, pur debitamente autorizzato. Lo specialista, secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza, avrebbe direttamente incassato gli onorari dei pazienti visitati, senza emettere alcun documento fiscale. Così facendo, tutte le prestazioni rese non risultavano in alcun modo, né al fisco, né tantomeno alla propria azienda sanitaria, alla quale avrebbe dovuto invece versare quota parte, circa il 50% delle somme incassate. Inoltre è emerso che il medico, pur essendo vincolato con il presidio ospedaliero di Polla da un rapporto di lavoro di natura esclusiva, svolgeva una seconda occupazione parallela all'interno di una struttura sanitaria privata in un paese della Basilicata. Peraltro, spiegano ancora le fiamme gialle, in più occasioni è emerso che il professionista, proprio quando visitava presso quello studio, risultava assente dall'ospedale per malattia. I finanzieri si occuperanno ora di ricostruire l'ammontare complessivo delle prestazioni in nero eseguite dal medico, il quale è stato intanto denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro. Parallelamente è stata informata anche la Procura regionale della Corte dei Conti a Napoli. In particolare si tratta di verificare se, in base agli episodi ricostruiti, il professionista abbia ancora diritto a ricevere la specifica indennità nell'ordine di 93.000 euro lordi su base annua, in cambio del rapporto di esclusività della prestazione a favore della struttura pubblica, prevista dal contratto nazionale di categoria.